Sara Altobello svela cos'è successo davvero tra due fazioni alla festa del GFVP7. Nei giorni scorsi Sara Altobello è intervenuta ai microfoni di Giada De Miceli. Nel corso della trasmissione non succederà più in onda sulle frequenze di Radio Radio. L'influencer di origini pugliesi, venuta alla ribalta in quanto definita la sosia italiana di Melania Trump, ha parlato della sua esperienza nella casa del Grande Fratello VIP. Sara Altobello ha dato il suo parere in merito ai provvedimenti presi da Pier Silvio Berlusconi nel corso della 7ª edizione del GF VIP. Provvedimenti che sono andati anche a coinvolgere Verissimo. Per la prima volta il salotto di Silvia Toffanin non ospiterà nessun concorrente. E a proposito dell'evento, Sara Altobello si è accorta che non c'è stata una reunion fra le due fazioni. Sara Altobello è intervenuta anche in merito agli incurvassi. L'Altobello ha svelato con chi è ancora rimasta in contatto e chi invece l'ha delusa. Sara Altobello ha raccontato del suo rapporto con Attilio Romita. Qui potete riascoltare l'intervista completa a Sara Altobello. A seguire invece un breve estratto. Io te stai plin da dude, tu me retate prin tretale acculte. În cerc flow-uri sute la show-uri uite, cum rup capete lumea de din capuri rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC-i cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic aveți tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu. Trebuie să depășesc Plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Ghespe, Chimie, Rimaru, Spike, Buia, Sișoapo, Grasul, nimeni altul, Del, Vede sau Carpo.